Ogni paese ha il suo conte. Cittadini di Sutri, purtroppo anche voi avete un conte, purtroppo è anche bene che ci sia uno che non è in grado di dire niente di giusto e niente di preciso. E qui ha scelto questa posizione tale Vettori Alessio, il quale chiede chiarezza, rispetto per i commercianti, per i cittadini. Chiarezza sicuramente nel caso mio è indiscutibile. Rispetto è legato al rapporto con le persone, sia i commercianti che i cittadini. Una maggioranza silente, dire silente il Garbi è veramente la prova che c'è qualcosa che non funziona nel Vettori Alessio, che non si confronta, che non dà risposte. Forse io non mi confronti, può essere, certo non posso confrontarmi con un depensante totale, quindi sarebbe assurdo che un pensiero si confronti con uno che non è in grado né di pensare né di dire niente che corrisponda alla verità. Non dare risposte, dipende dalla chiarezza della domanda. Metteteci la faccia, metteteci la faccia. Certo, io la faccia ce la metto più di ogni altro, di Sutri si parla ovunque, anche per le originalità, per le bizzarrie, come qualcuno le può ritenere del sindaco. Prendete le distanze oppure siete complici, chiedo, lo chiede a voi, dimissioni, vabbè, queste le chiedono sempre. Di un tal comitato centro storico che il centro storico nulla sa, nulla conosce, se non per averlo scempiato, rovinato, con insegne orribili, pochi paesi hanno insegne più brutte di quelle di Sutri, responsabilità dell'ignoranza generale forse e di nessuno in particolare. Ma quello che dice il conte locale è, vista la grande incertezza di orientamento generati dalla dichiarazione dell'ordinanza in oggetto, sarebbe un'ordinanza che è stata pubblicata, un'ordinanza in cui io indico una cosa molto chiara, non c'è nessuna incertezza, nessun disorientamento. Questi sono propri di Conte, che ogni 3 giorni fa un DPCM nuovo. Vi sarete accorti che non c'è niente di certo. Una cosa dice il 22 ottobre, una dice il 25, una dice il 1 novembre, ogni volta aggiungendo, togliendo, cambiando e non dando la possibilità che uno sappia oggi quello che potrà fare domani. Lo stesso discorso che ha fatto, voleva farlo forse il 2, poi doveva farlo il 4. Quindi, se c'è uno che disorienta, è Conte Vettori. Vettori prende esempio e attribuisce a me quell'incertezza che è solo sua. Fa riferimento a un'ordinanza che è uscita su alcuni giornali, come accade, perché tu l'annunci, dopodiché non io, ma il comandante dei vigili urbani, ha il dovere di pubblicarla. E infatti è pubblicata, sono 3 giorni che è pubblicata. Un'ordinanza semplicissima, che consente a tutti i ristoratori di restare aperti fino alle 22. Uno può dire, ma questo è quello che non si può fare perché il decreto ministeriale dice che bisogna chiudere alle 18. È vero che questa cosa esiste, ma non è ragione di incertezza, è ragione di un'ordinanza che è diversa dal decreto. Dice, ma non può che essere subordinata fino a un certo punto, perché le decisioni in alcune materie legate alla sopravvivenza, per esempio, legate alla salute, magari in perfetto accordo con i decreti ministeriali, prende il sindaco. Quindi il sindaco, come ha fatto il presidente della provincia di Trento, ha ritenuto che siano servizi essenziali i ristoranti dalle 18 alle 22. Dice sì, ma questo contraddice, e quindi è soprattutto seguito da contini che non sapendo nulla gli danno ragione, come Antonio Zucci, che crede di essere un cittadino di Sutri, che dice che schifo, Diego Piermattei, aberrante, non conosco nessuno, solo Lillo, che attribuiscono Lillo chissà quale responsabilità che non ha, perché essendo vice sindaco non il sindaco. Da lui mi aspettavo una presa di posizione a difesa della vostra comunità. Luigi Barella, si sveglia la mattina e la sera, se ha qualche agevolazione è con noi, se non ce l'ha o non vede di averla, è contro. Però ha una bravissima moglie che lavora per lui nel bellissimo bar che gli appartiene. Poi Diana Salsa, non possiamo perdere. Norma Maria Giulia Rucci, sono basita. Basita di che? Del fatto che tu possa andare in un ristorante alle 19 o alle 20? Dovresti essere basita di quello che fa un governo che non sa quello che dice, in contraddizione con quello che fa, per esempio, la provincia di Trento. E poi qualcuno, Roberto Marras, si chiede, hanno risposto? Stiamo rispondendo, sto rispondendo, ma ce n'era una che adesso si è perduta, che ha un nome olandese, chissà dove è andata a finire. È sparita, si è cancellata. O forse
e comunque poco importante, sono i seguaci del conte locale. E però ragioniamo. Cosa vuol dire questa ordinanza? Vuol dire che nessuno potrà ritenere illecita un'ordinanza. Io ne ho parlato a lungo con il ministro dell'interno, perché io parlo con i ministri e mi confronto con loro, non parlo con Vettori Alessio, che questa ordinanza ha il carattere previsto dal decreto, che è il carattere restrittivo, cioè io restringo le possibilità che il DPCM dà a un ristoratore, il quale può tranquillamente chiudere il 18 e poi andare per i fatti suoi. Io invece gli dico devi rimanere lì, non dico a quanti, ognuno può decidere quello che vuole, ma non potrà essere multato se tiene aperto, a queste condizioni, che la sua funzione corrisponda a quella di chi dà da mangiare, e mi pare giusto che fra le 18 e le 24, in questo caso le 22, qualcuno possa fare il pranzo serale. Ci sono nella immagine della buona salute ordinanza, io ne ho parlato a lungo con il ministro dell'interno, perché io parlo con i ministri e mi confronto con loro, non parlo con Vettori Alessio, che questa ordinanza ha il carattere previsto dal decreto, che è il carattere restrittivo, cioè io restringo le possibilità che il DPCM dà a un ristoratore, il quale può tranquillamente chiudere il 18 e poi andare per i fatti suoi. Io invece gli dico devi rimanere lì, non dico a quanti, ognuno può decidere quello che vuole, ma non potrà essere multato se tiene aperto, a queste condizioni, che la sua funzione corrisponda a quella di chi dà da mangiare, e mi pare giusto che fra le 18 e le 24, in questo caso le 22, qualcuno possa fare il pranzo serale. Ci sono nella immagine della buona salute tre pranzi di una persona semplice e normale, che sono la colazione, il pranzo e la cena. Ecco, il pranzo serale, la cena, non è garantita a danno della salute. Ma questo dice, uno può mangiare a casa sua? Sì, se ha casa, se ha casa, se ha famiglia. Ma è possibile? È possibile immaginare che ci sia una persona che per lavoro, per turismo, sempre di meno forse a danno di Sutri e di tutti, e non per colpa certo del vostro sindaco, viene a vedere i musei, certo se i musei sono chiusi non verrà, ma viene a vedere i monumenti, viene a vedere il teatro, viene a vedere l'anfiteatro, viene a vedere i luoghi della bellezza, viene a vedere, oppure viene perché ha un rapporto di lavoro con qualcuno che lo ha chiamato, un operaio, un muratore, viene e si ferma 4 giorni, 5 giorni, 3 giorni, 2 giorni, in un albergo, in una pensione, in un bed and breakfast, dove magari c'è solo il breakfast e non c'è, oltre al letto, la cena. Allora, quello che ha un albergo senza ristorante ha il diritto di avere un presidio aperto. Le è chiaro, Vettor Luigi? Le è chiaro, Vettor Alessio? Vi è chiaro, amici di questi depensanti? Quindi, potranno dirci che l'ordinanza deve essere ritirata, ma non che non abbia una sua perfetta legittimità. Perché noi chiediamo a alcuni ristoranti di essere presidi di salute, perché uno sappia, rimanendo qualche giorno a Sutri, così come dovrebbe essere negli altri comuni se l'avessero fatto, che può andare a mangiare in quel luogo. Fine. Ecco perché l'ordinanza è semplice, è chiara, si contrappone parzialmente al governo, ma si contrappone restringendo il diritto di chiudere alle 18, che è pure un diritto, dovere e diritto insieme, chiedendo ai ristoratori che vorranno farlo, che non verranno multati, non potranno essere multati in virtù di questa ordinanza che interdice tutte le multe, se daranno da mangiare a persone di passaggio, residenti temporaneamente, domiciliate in alberghi, che non abbiano né famiglia né casa. Chiaro, Conte? Questa è l'ordinanza del comune di Sutri, del sindaco Sgarbi, chiarissima, e dovrebbe essere in tutte le città d'Italia. Spero che non abbiate ascoltato, e spero, siete dire di Sutri, che capiate che questi paradossi, queste cose che sono apparentemente originali, sono l'uso della ragione in un paese in cui molto pochi la usano, in cui il Presidente del Consiglio è totalmente privo di pensieri e impone solo cose assurde. Ecco perché io uso la ragione e nessun decreto può impedirmelo. L'ordinanza c'è, è pubblicata, è precisa. Chi la vuole seguire la segua, invito i ristoratori a farlo, non saranno multati se tengono aperto. Se il ministro mi dirà che l'ordinanza deve essere ritirata, valuterò
sul piano legale se è giusto ritirarla. Per il momento essa c'è, pubblicata, caro Conte locale. Addio.